Eh sì, praticamente adesso sentirete uno stralcio, un piccolissimo pezzo della trasmissione dei Soliti Ignoti, di cui abbiamo tirato fuori uno scherzo, uno dei più belli, più divertenti, che insomma sono cose semplici, ma insomma è anche bello ritornare, Pino, alla semplicità, Pi? Certo, come no. Niente, ho capito, è capito, il Pino, vabbè, Babu, è grande Pino. Restate in silenzio. Sì, stiamo zitti, va. Se no ogni cosa sarà, insomma, detto contro di voi. E vai, va. C'è un po' di vuoto prima, no? Un po' di suspense. Voglio qui. Ragazzi, ma siete sicuri che avete registrato in MP3? Questo sì. È la 1? Una sola ce ne sta. Una sola? Una sola ce ne sta. E il volume è alzato? E il volume è tutto alzato. Vabbè, forse... Boh. Mi ha fatto la stessa fine di non zeppare. E mi ha fatto una figura, è diverso. Eh sì. È diverso. Perché non lo so, voi... che hai combinato? Sei sempre... Ha fatto il lavoro in MP4, secondo me. No, era MP3. Vabbè, vediamo. Il bello della diretta. Vediamo. Io c'ho un secchio. Anche questo è Soliti Ignoti, signori. C'ho un secchio di questi CD, Attenzione, poi ve li faccio vedere. Ci metti pure quello nostro, così stiamo a posto. E allora noi stiamo ridendo. Ti spiego perché stiamo ridendo, Pino. Perché sì, noi oggi siamo venuti così. Abbiamo fatto una copia di questo disco, di questo CD, con non tre tracce. Le copie che qui ti arrestano, No, le copie nostre per darle privatamente a un amico. Sì, che insomma, sì, sì, sì. Qui a Ragazzi, Napoli. Ragazzi, mi dispiace. Insomma, a fine, meno male che abbiamo fatto qua, figuri. Anziché. Allora, passiamo velocemente. Però, vabbè, capita, con strana sta cosa. Pulcinella. Voi forse non avete capito che lo scherzo era proprio questo qua, cioè che voi insomma scherzo. Certo, come no, però Filippo, intanto per ricompensare questo scherzo ti faccio cantare un'altra canzone. Va bene.